Oggi i cavalli vengono impiegati per usi molto diversi, non più per il trasporto o il lavoro nei campi, ma soprattutto nello sport, come compagno di svago e per l'ipoterapia. Siamo in compagnia di Stefano Coata, cavaliere professionista e amante dei cavalli. Stefano, com'è vivere con un cavallo? Ma è bellissimo e soprattutto io non ne posso fare a meno dei cavalli, cioè vivo per loro. Quali attività si possono fare con i cavalli? Ma si possono fare tantissime attività, tra cui il salto ostacoli, il completo, il dressage, le endurance, le passeggiate, la monta western. Insomma, ci si possono fare moltissime attività con i cavalli. E anche l'equiturismo, perché è bellissimo, perché giustamente si visitano tanti posti, si può andare in tantissime località a visitare, insomma. Molto bello. Stefano, l'endurance, che cos'è esattamente? Sono delle gare di regolarità, cioè che non si deve superare un tempo, cioè nel senso non si deve arrivare né troppo prima né troppo dopo. Se si arriva troppo prima il cavaliere viene penalizzato, e se si arriva troppo dopo viene penalizzato lo stesso. Per fare turismo equestre è necessario essere dei bravi cavalieri? Sì, bisogna essere dei bravi cavalieri, saper fare tutte e tre le andature, passo, trotto e galoppo, e conoscere bene le esigenze del cavallo. Stefano, ci hai raccontato tante cose interessanti. Adesso è il momento di tornare in scuderia. Ok, andiamo. Thank you.